Ciao ragazze, ebbene sì, sono Lady Oscar. Lady Oscar! Comunque, tante di voi nel video precedente mi avete chiesto, quanto sono idiota, mi avete chiesto come fare, insomma, questo effetto ai capelli. Fondamentalmente io non faccio assolutamente nulla perché utilizzo questa piastra qui, che vi ho mostrato anche nel video dei regali di Natale. È una piastra che va fino ai 210 gradi, credo. Secondo che controllo. Sì. Allora, cosa dire di questa piastra? La mia, vi ho preso anche lo scatolo per chi la volesse acquistare. È della For Us by Gamma Più. Costa pochissimo. Comunque, se vedete su internet piastre per ondulazione oppure piastre onde Belen, perché Belen spesso ha questo effetto, insomma, ai capelli, e quindi queste piastre qui, per una questione di marketing, le hanno appioppate alla Belen. Vedete, questa è la piastra in ceramica, costa poco, mi pare intorno ai 30 35 euro. Ma vi dicevo che costa pochissimo. Mi dovete scusare se vedete diversi tagli in questo video, ma il mio computer, cioè scusate per la tosse, non lo so, la telecamera mi abbandona di punto in bianco, non ho ben capito perché. Bene, vi dicevo che costa relativamente poco, intorno ai 30-35 euro, dipende voi dove la acquistate. Ci sta sia questo modello qui che quella fatta tipo con tre cilindri, l'ho visto in giro, però onestamente non so come funziona. Questa qui è molto, diciamo, più pratica relativamente, perché nel video infatti vedrete che io ho lasciato davvero pochi capelli per farvi vedere, cioè non vi ho fatto il tutorial completo perché io prendo le ciocche alla cazzo de cane, scusatemi, e mi faccio i capelli. È comunque un po' scomoda perché voi dovete tenere premuto, insomma, in questo modo i capelli, e tenete conto, vedete quanti capelli tengo, comunque una certa vi si addormenta la mano e un po' scomodina, diciamo, proprio come quelle piastre, quei matoni che facevano i frisei, io mi ricordo che la tenevo gli anni 90. Va bene, e praticamente cosa dire di questa piastra? Allora, è una piastra che indubbiamente vi fa questo effetto davvero molto molto bello, però io non la consiglio di usarla spesso, perché cosa mi è accaduto a me? Ma ogni volta che la faccio, cosa succede? Questa piastra brucia i capelli, cioè si sente proprio la puzza di bruciato dei capelli. Ed è, non è una cosa che è successa solo a me, perché anche Jules, mannaccia, io la chiamo abbreviata. Comunque, vi lascio qui o qui o nell'info box il canale di questa ragazza che mi ha commentato e mi ha scritto che praticamente anche a lei queste piastre hanno bruciato i capelli, e comunque sono così, cioè non è solo la mia che è così. Queste piastre, insomma, raga, bruciano i capelli, non sono molto sane rispetto, diciamo, sì, quella lisciante pure li brucia, però vi giuro e vi posso garantire che io quando finisco di fare questa piastra qui devo assolutamente mettere o un olietto idratante per i capelli oppure qualche altro prodotto, perché i capelli si inaridiscono un poco e poi puzzano di bruciato. Cioè voi vi fate lo shampoo, tutte carine, tutti i capelli belli profumosi, vi fate la piastra e i capelli sembra cioè veramente stoppa bruciata. Non ho capito perché, però purtroppo è così. Pure mia sorella ha fatto questo effetto. Comunque io ci vado a mettere sempre un olettino. Vi ho preso questa qui della Nuxo, c'ho anche quello lì d'Arganna, proprio specifico per i capelli, che ho dimenticato nel bagno. Comunque vi consiglio sempre di idratare poi i capelli, perché comunque li andate a stressare parecchio. Cos'altro dire per quanto riguarda questa piastra? Penso di avervi detto tutto. E niente, molto carino l'effetto. Una cosa, diciamo, che ho notato comunque è che quando voi, insomma, avete questi capelli fatti in questo modo, i capelli sembrano sempre belli puliti. Vi
Cioè, pure se non avete modo di farvi lo shampoo, che ne so, per un giorno non riuscite a farvi lo shampoo, dovete farvi lo shampoo, pure se scendete non sembrate delle inzevate, che avete i capelli tutti sporchi, perché questa piastra, diciamo, camuffa molto l'effetto sporco ai capelli. E poi, adesso mi veramente sembro Lady Oscar, però vi faccio vedere che piano piano se ne scendono e sono ancora più belli. E l'effetto dura. Cioè, dura fin quando non vi lavate i capelli, cioè non è come diciamo la piastra lisciante che per dirvi vi fate la piastra, poi uscite fuori l'umidità e i capelli si fanno uno schifo. Questa qui no, devo dire la verità. E niente ragazze, mi vedete con questo trucco molto buttons perché è ispirato a Cristina Aguilera ed è un trucco in collaborazione con il grandissimo Emanuele Castelli su un trucco per Instagram. Quindi se non mi seguite su Instagram vi invito a seguirmi perché vedrete insomma questo trucco qui. E il trucco di Emanuele, che ovviamente se non guardate il mio trucco potete anche evitare, ma quello di Emanuele io non vedo l'ora di vederlo personalmente perché per me è divino. E non dico altro. E nulla, io vi mando un bacione, vi lascio al mini tutorial che anche lì ho avuto qualche problema, qualche taglio perché la webcam oggi non vuole collaborare. E niente, da Lady Oscar è tutto, vi lascio al tutorial, ciao! Ragazze, allora tutto quello che vi serve per realizzare questo effetto ai capelli è una piastra di questo tipo. Ho lasciato diciamo pochi capelli da fare perché sennò stavo qui fino a domani e vi faccio vedere insomma come funziona questa piastra. Allora inizio a sciogliere diciamo i capelli, prendo la spazzola che ti hanno regalato e fino a quando non ce l'hai non credi che diciamo questa spazzola è tanto buona come dicono, che davvero pettina bene i capelli, non li spezza, veramente ottima. Adesso vado a suddividere questa ciocca. Attenti a non prendere altri capelli fatti perché sennò si rovinano, perché non vanno ripassati questo tipo di ondulazione. Quindi prendo la piastra e vado a mettere i capelli dentro. È proprio come si facevano i frisè. Io fondamentalmente non faccio assolutamente niente, premo solo un pochettino e fa tutto bene, insomma. Questa diciamo, come devo dire, non deve essere troppo doppia perché altrimenti non esce bene l'effetto. Io prendo sempre questi ciocchettini di questa grandezza qui e l'effetto è molto molto bello. E vado a passarci su la piastra.
da quest'altra parte. Poi ovviamente una volta scesi sono molto molto più belli. Da quest'altra parte continuo a usare insomma la piastra in questo modo. Per idratare un pochettino il capello, perché comunque è stressato, avete visto che vapore che caccia questa piastra, perché comunque, come vi ho spiegato nell'intro, comunque è una piastra diciamo abbastanza aggressiva per i capelli. Vado a prendere un olettino per i capelli, io lo sto utilizzando questo qui della Nuz, che va bene sia per mani, per corpo, ma anche per capelli. Ne prendevo davvero una quantità piccolissima, perché questo olietto qui praticamente è, rispetto a quello che utilizzo all'Argan, è molto più oleoso, unge molto i capelli, però li voglio insomma idratare. Sembra che sembrano lì di Oscar, però vi assicuro che se ne scendono tra poco. Vado a chiudere l'olio perché sennò il mio letto si sporca. Non è, è capitato già una volta che ho sporcato il letto con l'olio d'argano. Ragazze, questo è l'effetto, davvero semplicissimo, cioè voi non dovete fare assolutamente niente, dovete soltanto stare attente a ondulare bene i capelli, nel senso regolarli un pochettino con la lunghezza della ciocca, nel senso quando voi andate a prendere state attente, aprite, lasciate, vedete dove sta l'ondulazione e continuate, proprio come si faceva nei frisè. Poi se non volete insomma utilizzare questa piastra perché non ce l'avete e non sapete insomma come ricreare questo effetto, io vi lascio sempre giù nell'info box, come vi ho detto nell'anteprima di questo video, il tutorial per avere diciamo i capelli ondulati senza calore. È un pochettino più casareggio perché veramente non ci vuole assolutamente nulla per ricreare non di questo effetto, perché parliamoci veramente, non usciranno mai così i capelli senza calore, però simile. Mi lascio giù nell'info box il video, io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!